Bentrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. L'audizione dei rappresentanti di Acciaierie d'Italia in Senato in merito ai decreti dell'ex Ilva avverrà martedì 13 febbraio alle ore 14.30. Ad annunciarlo questa mattina il presidente della nona commissione, il senatore di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, a seguito del confronto avvenuto con i vertici aziendali. Nei giorni scorsi il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, si era detto stupito nell'apprendere che l'amministratore delegato di ADI, Lucia Morselli, non si fosse presentata in audizione. Non abbiamo ricevuto alcuna convocazione, era stata la pronta replica di Acciaierie d'Italia, ma confermiamo la nostra disponibilità qualora questo dovesse avvenire. Il tempo stringe per gli oltre 300 lavoratori ex TCT del porto di Taranto, le cui misure di sostegno sono in scadenza il prossimo 31 marzo. Le segreterie territoriali di Filt CGL, Fit CISL e Will Trasporti hanno richiesto un incontro urgente al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, alla luce dei pareri negativi ricevuti sugli emendamenti presentati in fase di conversione del decreto legge mille proroghe. Questa revisione, spiegano le sigle sindacali in una nota congiunta, ha come obiettivo di prorogare i termini e il finanziamento dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale dei lavoratori ex TCT. Nei giorni scorsi si era tenuto un incontro presso la sede dell'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, proprio con le organizzazioni sindacali. In quell'occasione era stata ribadita la necessità di richiedere una proroga non inferiore a ulteriori 18 mesi, ma con un obiettivo auspicabile di 24 mesi, una condizione necessaria per permettere la concretizzazione e capitalizzazione degli investimenti da parte degli operatori economici che si stanno insediando nell'area portuale ionica, in particolare i progetti dell'area ZES che dovrebbero portare alla creazione di 600 posti di lavoro. I sindacati rivolgono l'invito anche ai parlamentari di Terra Ionica, l'obiettivo, conclude la nota congiunta, è di massimizzare la convergenza e analizzare congiuntamente tutte le eventuali misure di tutela alternative da mettere in campo per la platea di questi lavoratori. La Guardia di Finanza di Taranto ha eseguito questa mattina un provvedimento emesso dal Tribunale di Lecce di confisca preventiva di beni per un valore di circa 20 milioni di euro. Il provvedimento rappresenta l'epilogo di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Lecce, Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di un pregiudicato tarantino ritenuto socialmente pericoloso e già condannato in via definitiva per il reato di detenzione illegale di armi, nonché gravato da precedenti per associazione a delinquere, danneggiamento seguito da incendio, ricettazione, tentata estorsione e lesioni personali. Dalle indagini sarebbe emerso che l'uomo, dopo un lungo periodo di detenzione, avvalendosi di presunti prestanome, avrebbe messo in piedi un vero e proprio impero economico, investendo profitti illeciti in una serie di attività commerciali nel settore della ristorazione e del commercio di idrocarburi. Tra i beni confiscati figurano anche un fabbricato situato a Taranto, autovetture, polizze, compendi aziendali e quote di partecipazione al capitale di 5 imprese, nonché disponibilità finanziarie per un valore complessivo pari a circa 20 milioni di euro. Aveva picchiato la sua fidanzata a seguito di un litigio, poi le aveva impedito di lasciare la sua abitazione sequestrandole anche il cellulare. Per questi motivi un ragazzo di 26 anni è stato arrestato a Taranto dalla Polizia di Stato. La squadra volante era intervenuta presso un'abitazione di Via Gorizia a seguito della segnalazione di un'aggressione ai danni di una donna. Sul posto gli agenti hanno ascoltato la sorella della vittima, che sarebbe rincasata a metà mattinata molto agitata e con vistosi lividi sul mento e sul collo, causati a suo dire dal fidanzato per un litigio avvenuto la notte precedente mentre si trovava a casa dell'uomo. Secondo il racconto della vittima, il 26enne, dopo averla colpita al volto, le avrebbe impedito di lasciare l'abitazione e di usare il cellulare per chiedere aiuto. La giovane, dopo aver atteso che il fidanzato si addormentasse, è riuscita a scappare e a tornare a casa. Una pattuglia della squadra volante l'ha raggiunta presso il pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata, dove si era recata per farsi medicare. Altri agenti si sono invece recati presso l'abitazione del ragazzo e lo hanno poi condotto in questura. Al termine degli accertamenti, il 26enne è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Taranto in attesa di sentenza definitiva.
Conclusa questa mattina una complessa operazione di controllo sulla filiera ittica denominata Spinnaker, che si è svolta in questi primi mesi del 2024 su tutto il territorio nazionale ad opera della Guardia Costiera. Obiettivo principale è quello di prevenire, individuare e contrastare qualunque forma di illegalità. Massima attenzione rivolta al contrasto della pesca illecita del cosiddetto bianchetto o novellame di pesce azzurro. La pesca del novellame, infatti, crea danni enormi all'ecosistema marino, in quanto la cattura di pesci così piccoli non permette alle varie specie di raggiungere l'età adulta, andando ad alterare il precario equilibrio della risorsa ittica. In complesso nell'operazione sono stati impegnati oltre 50 militari, due motovedette e due gommoni della Guardia Costiera Tarantina, che hanno perlustrato in modo continuativo l'intera fascia marittimo-costiera. Tra gli interventi di maggior rilievo, quello messo a segno alla foce del fiume Agri presso il comune di Policoro, nella mattinata del 7 febbraio, quando una squadra composta da 8 militari della Guardia Costiera e due agenti di polizia ha sorpreso una decina di piccoli barchini intenti allo sbarco a terra del bianchetto. I pescatori di frodo, alla vista dei militari, hanno fatto rapidamente perdere le loro tracce lungo i bassi fondali interni del fiume. Tuttavia sono stati recuperati diversi fusti con all'interno circa 200 kg di novellame, nonché una grossa rete da pesca il cui utilizzo è assolutamente vietato a causa delle maglie finissime. In totale, su tutto il litorale che va dal comune di Nova Siri fino a quello di Manduria, sono stati effettuati 60 controlli, 9 gli illeciti amministrativi contestati, 6 le reti da pesca non conformi e oltre 300 kg di prodotto ittico posti sotto sequestro. Comminate sanzioni per un totale di 12.000 euro. Questa mattina a Taranto l'Assemblea Generale della FIUM CGL, alla presenza del segretario nazionale Michele De Palma. All'ordine del giorno la vertenza ex Ilva e la crisi dell'indotto. È una decisione che evidentemente prenderebbe il governo sulla scorta del mancato accordo con Mittal, tra il socio pubblico e il socio privato, cioè tra Invitalia e Mittal. Noi continuiamo a pensare che per garantire la continuità produttiva, occupazionale e delle risorse necessarie a far funzionare gli impianti sia quella che si intervenga oltre i 320 milioni in tempi molto più rapidi di quelli che si stanno manifestando. Io lancio un allarme, cioè oggi, mentre si continua a perdere tempo, la situazione dentro gli stabilimenti è una situazione che diventa sempre più drammatica. Quindi dal nostro punto di vista il punto è che il governo prenda una decisione. Questa mattina presso il Salone di rappresentanza della Prefettura di Taranto la celebrazione della giornata nazionale italiana che ricorda i massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmata. Una consapevolezza del significato di queste giornate e del ricordo. Ricordare vuol dire riportare al cuore, mantenere nel cuore. E oggi ricordiamo quelli che sono morti in quella che è una tragedia terribile, ma ci è di monito anche per il presente. Credo che il mondo della scuola, ma ne sono perfettamente consapevole non solo io, ma i docenti e i dirigenti scolastici, ma gli stessi alunni, oggi richieda di aprirsi al mondo e alla società. E la scuola lo fa, e lo fa bene, con grande impegno, come dimostrano queste giornate, la loro partecipazione sentita, accorata, e dimostrano di avere anche compreso il significato. Mi riferisco al giorno della memoria, ma non ho dubbi che anche oggi, nella cerimonia che fra poco inizierà, ci dimostrano proprio che hanno perfetta consapevolezza. Un'importante riorganizzazione della Biblioteca Civica Pietro Acclavio di Taranto è quanto stato presentato questa mattina in conferenza stampa alla presenza del sindaco Rinaldo Melucci e del responsabile della biblioteca Gianluigi Pignatelli. Nuove attività che a breve coinvolgeranno anche le diverse fasce di età della popolazione grazie alla riapertura della biblioteca Clavio Kids situata in via Pisa. Beh sì, noi riteniamo che investire sulla cultura sia strategico quanto sulle infrastrutture, sui servizi sociali. Devo dire che è una delle intenzioni che è stata ben accolta, io li ringrazio, dai commissari dell'amministrazione straordinaria dell'ex Ilva, quando abbiamo immaginato all'interno delle schede progettuali fondate su, insomma, quella legge che, come sapete, sequestrando i fondi alla famiglia Riva già anni fa aveva destinato alcune importanti iniziative alla città. Una parte di quei fondi, come sapete, li abbiamo utilizzati per l'università, per il polo locale e in parte per la cultura, perché riteniamo sia un volano di buona comunità.
L'obiettivo è sicuramente quello della nuova utenza, ma vogliamo arrivare a questo obiettivo attraverso due strade. Attraverso la strada dell'intensificazione delle attività culturali che saranno portate avanti dalla ditta appaltatrice e anche un miglioramento delle condizioni bibliotecarie, quindi della cura dei libri e del miglioramento delle proposte librarie che possiamo fare e soprattutto anche un miglioramento dell'accoglienza. Tutto pronto per l'appendice della regular season della Comes Boys Taranto Basket, i ragazzi di coach Egidio Lingesso sono infatti attesi alla doppia sfida di play-out di questo weekend, che stabilirà chi otterrà la permanenza in Serie A e chi scenderà invece in Serie B. A contendersi la salvezza insieme agli Ionici Santa Lucia, che Taranto affronterà sabato 10 febbraio alle ore 12, e i padroni di casa di Porto Torres, il cui match è in programma domenica 11 alle 10. Le gare si giocheranno al palazzetto dello Sport di Porto Torres. Ai nostri microfoni il vicepresidente Francesco Gallipoli. Ci stiamo allenando sia in palestra che qui al Palamazzola. Sappiamo che la trasferta non è molto facile, però riusciremo a rimanere, speriamo, in Serie A, almeno per quanto riguarda le nostre previsioni. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo aggiornamento.